Ciao a tutti, Adriano di MacTrader, oggi insieme a voi per dare un commento, una mia view sulla seduta odierna, anzi incomincerei dalla seduta di ieri, quindi le prime due sedute di febbraio che hanno visto gli indici in forte rialzo, sia gli stili europei che quelli americani. Dunque, partiamo da ieri, come sapete erano attese le decisioni della Federal Reserve che non ha scontentato i mercati, rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Era un dato, diciamo, atteso, ma forse non così, dato per scontato. Perché se notiamo, quando i listini USA hanno incominciato a salire ieri sera, ovvero, hanno incominciato a salire dopo le 20, quindi hanno atteso prima la conferma di un rialzo di soli 25 punti di base per prendere la via del rialzo. Successivamente si aspettava il commento di Powell che per la prima volta parla di disinflazione, quindi un processo che vede la fine, quindi il picco dell'inflazione e un ritorno, diciamo, alla normalità, chiaramente con tempi che non saranno brevi, ma diciamo il mercato ormai vede la luce in fondo al tunnel e questo piace ai mercati. Sta piacendo anche, ma lo abbiamo già detto, il fatto che le società stiano cercando di ridurre i costi, lo fanno purtroppo a suon di tagli del personale. In questo momento il mercato prezza questi tagli e quindi paga con rialzi. Queste persone rimarranno a casa, cominciano a essere tante perché c'è una sfilza infinita di società che stanno tagliando: Amazon, Facebook, un po' tutti, 3M, Rivian, insomma, tante tante persone lasciate a casa, ma in questo momento il mercato se ne frega, detto brutalmente. Quindi listini USA che hanno incominciato a salire e oggi però c'erano le attese anche per la BCE e soprattutto per il discorso di Lagarde. BCE anche in questo caso non ha sorpreso i mercati, in questo caso il rialzo di febbraio è da 50 punti base. Le novità sono che sappiamo già quale sarà il prossimo rialzo, sarà da altri 50 punti di base e una novità abbastanza così che il mercato sembra aver apprezzato, forse le parole un pochettino meno da falco di Christine Lagarde. Si era sempre mantenuta sul vago, parlava di significativi rialzi di tassi, ma senza mai appunto indicare una strada. Quantomeno sappiamo che il prossimo sarà da 50 punti base e per la prima volta, diciamo, ho visto anche una Lagarde un pochettino più possibilista quando dice che comunque dovranno analizzare i dati. Forse fa intendere che sarà forse presto per una riduzione, ma chissà se questi dati non dovessero essere così male, magari una pausa nel rialzo potrà esserci. E così questo spiega nel momento perché i listini stanno salendo. Adesso vediamo anche le chiusure. Piazza Affari ha chiuso anche oggi in rialzo, più 1,49%, 27.100 punti. Lo avevamo anticipato nei video precedenti che al momento non c'erano chiari segnali, anzi non c'era nessun segnale della verità di debolezza del nostro listino. Possiamo essere concordi o meno che questo rialzo possa essere giustificato o meno, ma segnali proprio non ce ne sono. Quali secondo me le criticità di questi rialzi, quantomeno nel medio termine? In questo momento il mercato è ancora, diciamo, gasato. Lo vedo, appunto, vede la luce in fondo al tunnel, l'inflazione sta diminuendo, in America soprattutto, in Europa ci sono dei segnali un po' discordanti, l'inflazione italiana è calata, però è cresciuta quella spagnola, quella francese, per cui nel nostro continente, diciamo, probabilmente ci saranno un pochettino i tempi più lunghi. La criticità, secondo me, è quindi quando i mercati potranno incominciare un po', diciamo, a mettere la retromarcia e a prendere la direzione opposta, potrebbe essere quando, semmai succederà, ma probabilmente succederà, si vedrà una riduzione drastica dei consumi. Queste persone che sono state licenziate
per favorire la riduzione dei costi sono persone, sono famiglie, sono occupazione e sono la punta dell'iceberg di quello che noi possiamo vedere nella realtà. Le società quotate sono sulla bocca di tutti, siamo più che informati, ma sono appunto una piccola percentuale di tutto, diciamo, il sottobosco che muove l'economia. Quindi parliamo anche di piccole e medie imprese. Perché non deve stupire, dico l'ultima parola per quanto riguarda il listino italiano, questa salita del FTSE MIB. Per quanto riguarda le banche, sapete già, ve l'ho già detto, era previsto, ci ho fatto tanto di video e quindi non mi starò a ripetere. Il nostro listino è pieno di bancari, quindi siamo stati trainati, diciamo, a forza. Tra l'altro, anche gli ultimi dati dei trimestrali stanno andando bene, UniCredit ha dato la mazzata finale con una trimestrale super e diciamo ha portato un po' beneficio su tutto il settore. Pertanto, in questo momento, adesso andiamo a vedere anche il grafico, non vedo nessun segnale di mollare. Insomma, siamo incredibilmente a quota 27.100 punti. Questo incredibilmente lo dico anch'io perché non mi sarei aspettato un rialzo così poderoso, ma tant'è, questo è pertanto a me spiace quando qualcuno magari si disiscrive al canale perché il titolo dice FTSE MIB super. Questo è, signore, se vogliamo accettarlo, lo accettiamo. Se vogliamo mettere la testa sotto la sabbia e far finta che il mercato sbagli sempre, non lo so, non so cosa conviene. Quindi quota 27.100 punti, nessun segnale di debolezza. Vediamo anche qualche titolo che oggi diciamo è stato un pochettino più sotto i riflettori. Sto parlando del titolo Telecom. Ci sono le indiscrezioni di Bloomberg che parla appunto di una nuova offerta per la rete. Il titolo aperto in gap up, però questa offerta dovrà essere valutata ancora al CDA e soprattutto non c'è un prezzo di riferimento, quindi il mercato è rimasto un pochettino spiazzato. È andato subito in intraday a toccare quota 0,30, che è anche un livello di resistenza, e poi ha perso un po' di, diciamo, tonicità, ma tutto sommato il gap è rimasto aperto, i volumi sono mostruosi e il rialzo è stato, diciamo, molto interessante perché più 8,89% nella sola seduta di oggi. Parlerei anche di CNH, situazione inversa, quindi qui parliamo di un ribasso del 7,5%, paga il delisting, era una notizia che era già uscita a novembre, ma adesso i tempi si conoscono, si fanno più stringenti, infatti dovrebbe uscire e rimanere quotata solo a New York entro i primi del 2024, quindi CNH che purtroppo lascerà il listino italiano e oggi paga lo scotto. Chiudo con Ferrari perché oggi ha fatto veramente il botto, non saprei come altro definirlo, volumi esplosivi, va a toccare praticamente i massimi storici. La notizia trimestrale ottima e i nuovi modelli soprattutto vengono comprati a mani basse soprattutto in Cina. Va benissimo la Purosangue, vanno bene altri modelli e si parla anche ormai di l'elettrico per Ferrari già nel 2025. Quindi tutto questo ha spinto e quindi altri titoli che si aggiungono alla forza di un listino già trainato dai bancari. Oggi hanno steccato solo i titoli energetici, probabilmente anche perché il petrolio è un pochettino in calo, almeno per il momento, ma poi nel medio e lungo vedremo perché se la Cina, come penso, riprenderà, le quotazioni potrebbero tornare a salire. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuto il video, se vi ha fatto riflettere, lasciate un like e magari iscrivetevi al canale. Alla prossima!